Promuovere il dialogo tra israeliani e palestinesi attraverso l'incontro tra operatori e mediatori di pace che giungono nel nostro paese per conoscersi e dialogare tra loro. L'attuale situazione politica e militare rende difficile questo tipo di incontri e per condividere con il pubblico italiano le loro esperienze e le loro analisi sul complesso problema medio orientale. È l'ambizioso obiettivo di Semi di Pace, promosso dalla rivista Confronti, in programma dal 21 al 26 febbraio in tutta Italia. Il desiderio è quello di parlare di un conflitto che noi sentiamo particolarmente come, diciamo, nazione italiana per vari motivi, perché c'è anche la religione di mezzo, il cattolicesimo, il cristianesimo più in generale, e perché purtroppo rappresenta uno dei conflitti mai risolti, oltre 60 anni di conflitto, un conflitto che purtroppo fa male alle due parti, sia Israele, israeliani, sia i palestinesi. Noi abbiamo invitato questa delegazione per discutere proprio di questi, testimoni diretti che raccontano che cosa fanno nel loro specifico, come attività, come singole persone, per cercare di arrivare ad un'idea, almeno perché purtroppo il periodo, da quel che ci hanno raccontato, non è dei migliori, ma ad un percorso e a una pace che si spera in futuro possa arrivare. Il desiderio di dialogo tra palestinesi e israeliani viene messo quotidianamente in discussione dai problemi che rimangono e appaiono insormontabili. Le colonie, lo status di Gerusalemme, i confini della futura Palestina, il diritto al ritorno dei profughi. Dove la politica ha fallito, vince il dialogo interreligioso. Estremamente facile, a volte è perfino troppo facile. Gli israeliani e i palestinesi sono in grado di comunicare tra loro se la politica non interferisce. L'ostacolo maggiore che incontriamo è il fatto che non conoscono la nostra organizzazione, i media non si occupano di noi troppo spesso e non abbiamo abbastanza fondi per pubblicizzare la nostra attività. Quindi lo sforzo maggiore che dobbiamo fare è quello di diffondere le nostre idee. Per quanto ne so dalla mia esperienza, gli israeliani e i palestinesi possono raggiungere una soluzione attraverso il dialogo, ma al momento Netanyahu si rifiuta di parlare, di sedersi al tavolo delle trattative e vuole imporre le sue condizioni. E questo è l'ostacolo maggiore. Netanyahu è l'ostacolo. Semi di Pace è occasione per riaccendere nel nostro paese i riflettori sul conflitto israelo-palestinese, sul quale la politica tutta ha fatto scendere un silenzio incomprensibile. Uno scandalo tra i tanti scandali dell'informazione che ha buchi neri incredibili, ma l'informazione, anche la politica italiana ormai è arretratissima. La vicenda del Medio Oriente e segnatamente, presiedendo la situazione di amicizia con la Palestina, lo posso dire con assoluta amarezza, segnatamente la questione palestinese è rimossa. Il fatto che ci sia un'oppressione verso e sul popolo palestinese è come considerato ormai una vicenda marginale. La politica di pace dovrebbe essere in testa a ogni iniziativa, speriamo, anche di questo governo. Fondamentale è la funzione che deve e può svolgere l'informazione. Sì, se la politica è così distratta è anche responsabilità nostra che di questi temi parliamo poco o niente. È impressionante, direi, pensare al modo in cui un festival musicale è stato al centro della nostra informazione tutta, per ore e ore e giorni e pagine e temi come questi non riescono nemmeno a bucare il muro del silenzio. Ci sono responsabilità anche del servizio pubblico che ha responsabilità in più, appunto. Stiamo parlando nelle settimane in cui la RAI pensa di portare a esecuzione un progetto di drastica riduzione delle sue sedi internazionali. Così non va. A noi dell'informazione e all'informazione del servizio pubblico in particolare tocca ricordare i problemi in base alla loro rilevanza sociale, storica, drammatica, come sappiamo nella vicenda medio orientale, anziché in base alle leggi dell'audience. Promuovere il dialogo tra israeliani e palestinesi attraverso l'incontro tra operatori e mediatori di pace che giungono nel nostro paese per conoscersi e dialogare tra loro. L'attuale situazione politica e militare rende difficile questo tipo di incontri e per condividere con il pubblico italiano le loro esperienze e le loro analisi sul complesso problema medio orientale.
è l'ambizioso obiettivo di Semi di Pace, promosso dalla rivista Confronti, in programma dal 21 al 26 febbraio in tutta Italia. Il desiderio è quello di parlare di un conflitto che noi sentiamo particolarmente come nazione italiana per vari motivi, perché c'è anche la religione di mezzo, il cattolicesimo, il cristianesimo più in generale, e perché purtroppo rappresenta uno dei conflitti mai risolti. Oltre 60 anni di conflitto, un conflitto che purtroppo fa male alle due parti, sia Israele, israeliani, sia i palestinesi. Noi abbiamo invitato questa delegazione per discutere proprio di questi, testimoni diretti che raccontano che cosa fanno nel loro specifico, come attività, come singole persone, per cercare di arrivare ad un'idea, almeno perché purtroppo il periodo, da quel che ci hanno raccontato, non è dei migliori, ma ad un percorso e a una pace che si spera in futuro possa arrivare. Il desiderio di dialogo tra palestinesi e israeliani viene messo quotidianamente in discussione dai problemi che rimangono e appaiono insormontabili: le colonie, lo status di Gerusalemme, i confini della futura Palestina, il diritto al ritorno dei profughi. Dove la politica ha fallito, vince il dialogo interreligioso. È estremamente facile, a volte è perfino troppo facile. Gli israeliani e i palestinesi sono in grado di comunicare tra loro se la politica non interferisce. L'ostacolo maggiore che incontriamo è il fatto che non conoscono la nostra organizzazione, i media non si occupano di noi troppo spesso e non abbiamo abbastanza fondi per pubblicizzare la nostra attività. Quindi lo sforzo maggiore che dobbiamo fare è quello di diffondere le nostre idee.